Il termine crisantemo è greco e significa letteralmente fiore d'oro. Il crisantemo è annoverato tra le piante a fioritura invernale. Sono conosciuti come i fiori dei morti, ma ne esistono davvero numerose varietà con spiccate differenze. Ci sono circa 200 specie, tra le annuali, le perenni, le erbacee e le cespugliose. Il genere annovera fiori con corolla piccola o grossa, multipla o singola. A Monte Maggiore al Metauro, infatti, sono presenti centinaia, in quanto la coltivazione del fiore deve essere incentivata anche dalle condizioni favorevoli della zona e del clima. È un prodotto che si pianta a maggio, fine maggio, arrivano le talee da pesce, noi le piantiamo e poi le coltiviamo fino a tutta l'estate. A agosto si fa la programmazione, significa oscurare i fiori 13 ore al giorno. Comunque poi si arriva ai primi di settembre e si va a sbocciolare sto fiore. E adesso si vede che sono finiti proprio adesso di sbocciolare. Ultimi giorni di settembre è pronto, è finito di sbocciolare. Molto spesso questo specifico genere di fiore, spesso importato, può essere soggetto a fitofarmaci nocivi anche per la salute dell'uomo, inalati nell'aria attraverso l'odore o semplicemente il profumo. Proprio per questo, in occasione della conferenza In natura come nella società, l'evoluzione positiva dipende da pochi, in programma sabato prossimo a Monte Ciccardo, si svilupperanno diverse tematiche riguardanti la natura e il tema dei microrganismi effettivi, utile a stimolare un'attività biologica sugli organismi viventi e sulle piante, diminuendo la proliferazione dei parassiti. È un tema che riguarda da vicino sia il settore agricolo che alimentare e di conseguenza i cittadini che purtroppo si nutrono con prodotti sempre meno naturali e meno sani. Durante la conferenza saranno illustrati e spiegati ai presenti anche l'uso di nuove formule adottate per la produzione agricola. Cioè produrre di più, produrre meglio, ridurre l'uso dei fitofarmaci e soprattutto avere maggiori utili, perché se oggi l'agricoltore non realizza maggiori utili, l'agricoltura è destinata a finire. Inoltre, durante la giornata dedicata all'evento, saranno presenti le associazioni CLEM regionali e provinciali. Fanno capo a questa associazione tanti piccoli gruppi di 11 persone in ogni comune, chiamati CLEM o salotti locali etici per il mondo migliore. Quindi sabato 20 ottobre abbiamo organizzato un approfondimento sull'agricoltura con un approccio più naturale. Come associazione CLEM Marche ci occupiamo di tanti altri settori e comparti sociali come sanità, scuola, formazione, crescita personale e abbiamo tanti esperti nei vari campi, anche perché grazie ai CLEM che abbiamo ci sono specializzazioni separate, CLEM per CLEM.